Ciao ragazzi, bentornati a bordo di Mercedes. Oggi vediamo come consegnare macchina e chiave digitale ad una persona anche in nostra assenza. Dopo la sigla. Eh sì, ragazzi, potrebbe capitare di dover lasciare la macchina parcheggiata in un punto e mandare una persona a prenderla e riportarla a casa e rimetterla in sicurezza, perché magari voi vi assentate per parecchi giorni. A me è successo ad esempio 2 anni fa, avevo la Golf, sono andato in stazione centrale, dovevo partire per un viaggio di lavoro, sono rimasto via 4 giorni, la macchina è rimasta in stazione centrale, non ho avuto la possibilità di dare le chiavi a nessuno per poterla andare a prendere, quindi è rimasta lì 4 giorni. La comodità era quando tornavo avevo la macchina in stazione centrale, però l'idea di lasciarla parcheggiata in un posto, diciamo, non propriamente sicurissimo, un po' mi faceva pensare. Per fortuna Mercedes ci dà la possibilità di ovviare a questa situazione e permettere ad un'altra persona di fiducia, quale la nostra moglie, il nostro amico, un fratello, una sorella, chiunque, possa accedere alla macchina anche in nostra assenza e riportarla a casa. Le operazioni per fare questo sono semplicissime. Bisogna in primis disattivare la chiave digitale. In uno dei video precedenti abbiamo visto, quando si parlava di keyless, come disattivare la chiave digitale. Una volta disattivata la chiave digitale, si nasconde la chiave all'interno della macchina, si esce dalla macchina, si chiude la macchina tramite l'app Mercedes Me. A quel punto si può partire in sicurezza, perché la macchina non si aprirà anche se la chiave è rimasta all'interno, perché la chiave è disattivata. Una volta che ci saremo allontanati, saremo dove saremo, la persona di fiducia si reca sul posto dove è la macchina parcheggiata, ci farà capire che è davanti alla macchina, ci manda una foto, un filmato, una videochiamata, quello che è. Noi dall'app Mercedes Me gli apriremo da remoto la macchina, la persona entra in macchina, prende la chiave, la ripone nel porta oggetti, perché la chiave deve essere rimessa nel porta oggetti. A quel punto, premendo il tasto di accensione, la macchina riconosce che la chiave è nel porta oggetti, la riattiva e la macchina riparte. A quel punto può tornare a casa tranquillamente. La situazione potrebbe essere anche non solo con questa emergenza, ma se la macchina magari la bisogna la moglie e viene a prenderla direttamente dove l'avete parcheggiata voi, non c'è neanche bisogno che venga a recuperare le chiavi, lasciate la chiave disattivata, ripeto, va disattivata la chiave, nascosta nella macchina, a quel punto il problema è risolto. Quindi, ricapitolando, disattivazione della chiave, nascondere la chiave nella macchina, uscire, disattivare, chiudere la macchina tramite l'app Mercedes Me e a quel punto comunicare con una posizione su WhatsApp dove si trova la macchina, la persona arriva, identifica la macchina, vi fa capire che è vicino alla vostra auto, voi la aprite, entra, attivazione della chiave e può ripartire. Quindi vediamo queste semplici operazioni fatte in sequenza, ma è veramente una cosa banalissima. Per disattivare la chiave, l'abbiamo visto in uno dei video precedenti, appunto, si deve premere 2 volte sul pulsante di chiusura della macchina e il LED qui sopra deve fare un primo lampeggio veloce e uno un po' più lento. Spero che si veda. Perfetto. A questo punto la chiave è disattivata. A conferma che la chiave è realmente disattivata, io me la tengo in mano schiacciando il pulsante di accensione insieme al freno. Vediamo che la macchina non fa nulla e sul display mi appare la scritta di riporre la chiave nel vano contrassegnato, che è quello che abbiamo visto poco fa. Quello del portabottiglie di destra. Vediamo che si nota, spero che si veda, una icona a forma di chiave che identifica che proprio va inserita lì la chiave, va messa lì la chiave per poterla riattivare. Ora usciamo dalla macchina, prendiamo il cellulare e chiudiamo la macchina da fuori. Quindi adesso trasferiamoci sul cellulare e chiudiamo la macchina con l'app Mercedes Me. Ok, sono sul cellulare, vado ad aprire la app Mercedes Me. Vado sulla vettura sotto, stato chiusura vettura. A questo punto mi dice che è sbloccata, io la blocco. La macchina si blocca, gli specchietti si ritraggono, a questo punto la macchina è bloccata. La chiave è all'interno disattivata, quindi se io provo a cercare di entrare, ovviamente
non si apre. Quindi a questo punto abbiamo raggiunto il nostro scopo e possiamo tranquillamente partire per andare dove dobbiamo andare e far recuperare la macchina alla persona che deve venire. A questo punto simuliamo che io sia la persona che debba prelevare la macchina e portarla a casa. Non faccio nient'altro che arrivare nei pressi della macchina, telefonare alla persona proprietaria dell'auto e fargli dimostrare che sono davanti alla macchina, magari con una videochiamata. La persona riprende in mano il suo cellulare, riapre l'app Mercedes Me. A questo punto la macchina risulta bloccata, la vado a sbloccare. Ok, la macchina si è sbloccata. Chiaramente la persona mi avrà anche detto dove ha nascosto la chiave. Io prendo in mano la chiave, la ripongo nel vano porta oggetti, come identificato, come abbiamo visto prima. Vi faccio rivedere dove l'ho messa. Basta, è sufficiente metterla nel vano porta oggetti. A questo punto proviamo ad accendere la macchina, vediamo che ci mette qualche secondo ad accendersi perché deve prima verificare la presenza della chiave nel porta oggetti. A questo punto la macchina parte. C'è un altro modo poi per disattivare la chiave, oltre a quello fisico che abbiamo visto, è tramite l'app Mercedes Me. Quindi torniamo sul cellulare, andiamo a prendere l'app Mercedes Me, andiamo sullo stato chiusura, lui ci fa vedere a questo punto la macchina che è bloccata. In basso vedete la scritta consegna chiave digitale, clicchiamo su lì, qua vi dà delle informazioni che sono quelle che sostanzialmente abbiamo visto in questo video. Clicchiamo su non mostrare più, prepara ora, vediamo il simbolo della chiave digitale con la mano sotto. Io ho un avviso che mi dice che la chiave è parzialmente carica, non bloccante, e sotto ho il tasto di disattivazione della chiave. Io sono ancora in macchina con la macchina completamente spenta, quindi faccio disattiva chiave, do la conferma. A questo punto da remoto mi viene disattivata la chiave. Perfetto, chiave disattivata, andiamo a fare una verifica. Quindi io la tengo in mano, torno sul pulsante di accensione, lo schiaccio e non succede niente, e di nuovo ho il messaggio di riporre la chiave nel vano contrassegnato per la riattivazione. Bene ragazzi, come avete visto le operazioni per fare questa cosa sono semplicissime. Se la fate, state solo attenti a imboscare bene la chiave e a metterla da qualche parte dove sia complicato trovarla, oppure sia difficile trovarla, e sicuramente non in vista. Però le operazioni da fare sono molto semplici e questo qua vi permette, come detto in precedenza, di far recuperare la vostra macchina in vostra assenza se siete via. Quindi direi che è una cosa abbastanza comoda. Mi viene da pensare magari anche a un'altra situazione che potrebbe essere idonea per questo tipo di operazioni. Portate la macchina dal meccanico, il meccanico chiude alle 6 e voi invece riuscite ad andare a prenderla alle 7. Quindi come fare? Semplice, il meccanico vi lascia la chiave disattivata in macchina, voi la chiudete da cellulare. A questo punto, quando arrivate lì, la aprite, mettete la chiave nel porta oggetti e a questo punto tornate a casa senza problemi. Bene ragazzi, spero che questo video, come sempre, vi possa tornare utile nell'utilizzo quotidiano di questo gioiellino. Se è così, mettete un like qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, contattatemi e seguitemi su Instagram, Facebook, vi lascio in descrizione tutti i contatti e noi ci vediamo sul canale al prossimo video. Ciao!